Dobbiamo qualificarci per i mondiali di Yokohama e per farlo abbiamo bisogno di championship points, punti, qualificazione che peraltro sono messi in palio proprio da questa gara online International Challenge che io mi appresto a cominciare qui su YouTube con voi. Lasciate mi piace, iscrivetevi e poi finiamo la run oggi alle ore 18 su Twitch. Partiamo e scoprite che team mi vado a giocare. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Orthworm Dragonite per il nostro avversario, un team che conosciamo molto bene con un CU al posto di un Cempao per il resto è il classico Orthworm. Io invece mi gioco il team di Leo Bonanomi modificato. Great Task, Scarf, Specs, Flutter, CN... Dragonite CB normale e un Gyarados un po' particolare che spero scoprirete nel corso di questa lotta e magari nelle altre con King Gambit AV. Abbiamo Icy Wind, allora il nostro avversario va di Orthworm. È ottimo che si prenda subito una bella Intimidate. Qui no, è Inner Focus, ha cambiato un po' di cose il bastardo. Allora, Taunt è d'obbligo. Non vorrei terrare, ragazzi. Non vorrei tirare. Era meglio Power Gem, ma va bene così. Mi prenderò un Heavy Slam nei denti. Brutto matchup, ragazzi. Si comincia veramente con una partita veramente, veramente difficile. Anche perché ti aspetti un team e ne arriva un altro. Ha messo Inner Focus lui su Multiscale. Ci può stare. Questo farà comunque molto male, perché chiaramente Wetsupo è pan bagnato. E qui, se non ha Multiscale, il danno è ovviamente ben nutrito. È che se qui lui si aspetta il taunt, Thunder Punch, eccola là la merda da Best of One. La merda da Best of One. La nostra Wakan fa subito però il suo lavoro. È che il meno uno anch'esso fa il suo. Thunder Punch con la Wakan così. Domanda, secondo voi Choice Band? Non risponderete mai probabilmente a questa mia domanda. Io non so se prendermi la trade, vi dico la verità. Vabbè, prendiamocela. Chi si piglia Moonblast? Gyarados, che si prende un bel Moonblast Fex. Noi siamo contenti, eh? Allora, due drop su due, ovviamente su Pokémon fisici, e questa meno uno. E non fa un autentico cazzo. E arriva l'Heavy Slam. Allora, io direi che Flutter comunque il suo porco lavoro l'abbia fatto, eh. E ora abbiamo un bel problema però, ragazzi. Io quell'Orthworm come cazzo lo tiro giù? Beh, in generale questo ti... Avanzi Orthworm. Lui ha cambiato veramente tutto. Brutta la Best of One. Immagino partire 1-0-1. Allora, dobbiamo ragionare un attimo. Cien Pao. Se entro lo devo tirare. Punto. Se entro lo debbo tirare. E lui poi CB come me lo gioco con Frana. Beh, è l'unica, raga. Devo giocare un po' su questo effetto sorpresa. E devo sperare che lui non abbia cambiato troppo anche Gyarados. Noi abbiamo un Gyarados abbastanza velociozzo. Se riuscisse a fare taunt. Perché io posso anche fare Ice Spinner di là. Tolgo Gyarados dalle palle e qui cosa faccio? Ho bisogno del Sacred questo turno io. Se lui però è più veloce del mio Gyarados, se mi fa
e mi fa, ma se fa Bulldogs, vabbè, insomma, vediamo un po'. Situazione ovviamente tragica, non potevamo trovare matchup peggiore con modifiche peggiori, perché per esempio Dragonite Lead con Gyarados l'avevamo idealmente gestito. In questo team deve essere anche multiscale talvolta per sfruttare. Questo è un buon danno. E partiamo prima. Vediamo se lui ha fatto Thunderwave. Però se ha fatto Bulldoze, però ha fatto molte modifiche. Ce l'ha anche lui. Ok, siamo abbastanza fottuti. Allora, calma però. Lui avrà fatto Sacre. Body Press, dai. Non diciamo cazzate. Allora, cari amici miei, su cosa ci vogliamo lockare, Frana? Se ha CU ci piace Frana, se ha Flutter, Sucker Frana, si entra di Dragonite, Frana. Lui tanto leva qui, che mi vuole rintimidire dopo. Qui devi levare Gyarados, amico mio, per riutilizzare l'intimidi su due Pokémon fisici. Alla fiera delle tech. Ma questa IC online, ragazzi, sarà un bagno di sangue. Flutter. Ma vi dico, non mi metto a piangere. È vero che non parte. Deve entrare Frana doppio, però. Eccolo lì. Ora mi posso mettere a piangere. Questa, ragazzi, era una Frana che mi serviva come il pane su Flutterman per portarlo in range di Sacred Punch. Io ora avevo Sacred Punch. Invece ora mi intimida e non killa più. Sono Adamant, quindi anche a meno uno. Questa Frana CB, ragazzi, doveva entrare. Allucinante. Lasciatemelo dire. Allucinante. Assolutamente allucinante. Gli avrebbe fatto un bel 40%, ragazzi. Siamo Choice Band. Ma fai anche 35. Poi il resto lo fa Sacher più Frana. E io li ho vinto. Una partita impossibile ho vinto. Siamo molto vicini a cominciare con l'handicap match, la nostra IC online, però ormai siamo abituati al fatto che la dea bendata non sia dalla nostra parte. Questa è veramente una stagione cursed, questa è veramente una stagione cursed. Proviamo a lottare fino in fondo, ma il coltello alla parte del manico ce l'ha lui ormai. Deve fare Dazzling Gleam, grazie al cazzo. Ragazzi, se questo è il danno a più... Ho detto una cazzata, non era 35-40, non è Bulky, era Bulkless, prendeva 60. Prendeva 60 il nostro amico. Ti prego, Cien. Adamant Cien Pao! Si lotta con le unghie e con i denti. Si lotta con le unghie e con i denti. E si flincia con la Frana che non serve a niente. Perché ormai ho Sacred Sword. Ragazzi, abbiamo cercato la win condition laddove era ridotta ad una fiammella. Ma ce l'abbiamo fatta. 1-0. Quanta fatica, matchup sfavorevolissimo, tante tech, ma penso di aver fatto una grande partita. Lasciate un mi piace e andiamo avanti. In particolare, quello del nostro avversario con Great Tusk, Gyarados, Topini, che in best of one non si sa cosa non possono fare, l'immancabile Fluttermane. Qui noi si lida di King M Flutter perché voglio sfruttare proprio questa Intimidate. Abbiamo, come detto, anche CU Amongus.
Io dietro ho CM Pao Dragonite, va bene? Ho un po' paura della scarf su quell'oggetto. Vediamo un po'. Sacred Dazzlinglin. Vediamo cosa succede. Un po' rischi, raga, vi dico la verità. Ok, ci dimostra non essere Scarf. Doppia Protect. Va bene. Vabbè, cioè va bene, ma insomma. Sarà probabilmente Sash. Lui ha altri Sash in squadra. Magari, ne so, è Life Orb, ma... No, Sash. Terra. Cioè, qui avere le palle d'acciaio si fa Dazzling e Assuranza a sinistra, ragazzi, però... Bisogna vedere lui quanto sa... Facciamolo, via. E non va via. Lui non va via. Avrebbe perso gioco, partita, incontro. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Bene, ragazzi. È difficile giocare in best of one, specialmente il day 1. Questo era un 1500, prima partita probabilmente che fa, anzi sicuramente prima partita che fa. Cioè io qui se faccio Sucker, killo e lui mi fa cascata, sì, mi fa 45-50 su King Gambit, però... Cioè gliel'ho anche fatto vedere il turno precedente, non capisco. Ora non è bella. Il nostro King Gambit non lo abbiamo utilizzato molto bene, però ripeto... Qui lui doveva levare Tusk, porca vacca. Doggiarmi il Sucker. No, oh, saranno tutte partite così, ragazzi. Io oggi alle 18 vi aspetto. Saranno tutte partite così. Cioè, a maggior ragione se ha Flutter dietro, e che quindi se io rifaccio Sucker Dazzlinglin e lui perde Great Tusk, ok? Come pensava di tirare giù King Gambit? A colpi di cascata. Perché purtroppo le persone come vedono super efficace cliccano, infatti entra Flutter. Immagino Boosting Speed perché è quello che più ci può dar noi in questa situazione. Infatti, grazie. Magari boost and speed è gracile. La Sucker non muore mai. Allora, qui devo fare Dazzlinglin. E probabilmente Protect. Togliamo il probabilmente. Attenzione, la reggiamo! Amico mio, se fai la roba di cartone... Non picchia, poi sono problemi tuoi, eh. E che lui può ancora terare. Ora tererà. Era meglio se moriva. No. Va bene, abbiamo capito contro chi siamo. Con tutto il rispetto di tutti, però insomma noi dobbiamo un minimo bollare il nostro avversario. E qui lo bolliamo come un giocatore abbastanza inesperto. Perché la prova di Flutter quando è partita io ho detto cazzo,
non bene la frase di Flutter. Io proteggo perché se lui tera... Allora, per come si è messa la partita, se lui tera e io attacco con Cempao la posso perdere. Se lui non tera e non attacco con Cempao la posso ancora vincere. Sarebbe un peccato, chiaro, non farlo, però. Perché se tera Fairy, Sucker lo regge. Anche se si chiama Adamant. Però se non lo tera, poi noi si entra di... Mamma mia. Scarso. No, si dice. Si dice. Non si diano queste cose. Cioè io qui, Sucker, morto Flutter, Dazzlinglim, diventa single target, morto Gyarados. O ha tipo una Tera Wofer, acciaio, ma... Non penso. Non penso proprio, ragazzi. Allora... Su cosa ci vogliamo lookare? Sicuro non Extreme Speed. O Frana. Io avrei avuto una giocata safe che sarebbe stata Ice Spinner su Gyarados più Frana, ma che non ce l'ho più perché lui ha uscito Icy Wind. È bellino anche Aerial Ace, onestamente. Ma penso che andrò di Frana. Indovino? Protect! Solo che a questo giro non la fa Gyarados, stai a vedere. Infatti, speriamo che il nostro Dragonite sia più veloce del suo Gyarados. Grazie Dragonite e... Buon. Ragazzi, io non so se percepite la tensione, ma insomma, per me questa EC è importante. Forse mi sto facendo veramente troppe ansie. Questa qualificazione al mondiale sta diventando pesante. Uno dei giorni più belli del 2023 sarà quando chiuderò i 250 CP di questa stagione veramente maledetta. Però ci sono le run blessate, ci sono le stagioni maledette, quindi... Ecco perché mi volevo lockare su Frana. Qui arriva la Tera, il nostro avversario. A questo punto o lui vuole terare per forza CU. No, era quello che deve terare. E lo fa Fairy. Allora perché non l'hai fatto prima, topino mio? Cioè, sapendolo, ora era a fare Sucker di là. Qui Cempao non ce la farà, forse. E invece sì, perché Cempao è troppo forte. Perché Cempao è troppo forte. Cempao è troppo forte. E lui è Bulkless. Sapete perché io chiudo gli occhi, vero? Sapete perché io chiudo gli occhi, vero? Potrebbe essere Scarf, ragazzi, il motivo per il quale non attacco. Io non riuscirò a fare un weekend con due account così. Non riuscirò. Signori, lasciatemi piace, iscrivetevi al canale e se vi piace questo nuovo format di video, farmelo sapere qui sotto nei commenti. Sarà il futuro del content su questo canale. Piccolo esperimento. Ci vediamo oggi alle ore 18 su Twitch per continuare la run e continuare a missare le frane. Un abbraccio.